In questo primo video dedicato al Feng Shui apriamo questa nuova rubrica insieme a Veronica Marcelletti, Master in Feng Shui. Insieme a lei ci farà appunto capire quelle che sono l'importanza di quello che è l'equilibrio in un ambiente nel nostro salone, come creare appunto armonia per portare beneficio sia per i nostri clienti e ovviamente per noi stessi. Lo vediamo insieme in questo video. Ciao, sono Mirko Alunno e sono fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E appunto in questo video, in questa nuova rubrica dedicata al Feng Shui con Veronica Marcelletti, Master in Feng Shui, insieme a lei appunto vedremo quelle che sono le dinamiche per creare armonia, equilibrio, come dicevo, per il beneficio dei nostri clienti e ovviamente per noi stessi e di conseguenza anche per il nostro cassetto. Sarà veramente molto interessante, a me veramente mi piace tantissimo. Quindi ti consiglio di iscriverti intanto al canale, perché questo è l'unico modo per tenerti sempre aggiornato, perché poi pubblicheremo una serie di video. E ora andiamo direttamente al video. Veronica, ciao, buongiorno, che bello averti nel mio canale. Ciao, buongiorno a te, grazie mille per avermi invitata. Oh, che bello. Allora, Veronica, quindi è Master in Feng Shui. Sì, esatto. Ho conferito questo titolo più o meno 3-4 anni fa e dopo aver fatto tutto il mio percorso di studio presso l'Accademia Italiana di Architettura Feng Shui a Verona, a sede a Verona, oramai a sede ovunque perché siamo online e quindi i nostri corsi vengono fatti tutto l'anno, a un ciclo di ripetizioni, ovviamente. E io ho iniziato nel 2011, ho fatto tutto il percorso e finalmente sono riuscita a diventare master, quindi a mia volta sono una formatrice dell'Accademia, posso insegnare. Oh, bene, benissimo. Allora, io fremo dalla voglia di iniziare e sono veramente felice di iniziare appunto questa rubrica con te, perché capisco quello che è l'importanza fondamentale del Feng Shui, poi in tutto. Ah, correggimi, io parlo sempre di Feng Shui, ma si nomina? Ecco, Feng Shui. quindi io te la dirò a modo mio. Comunque, capisco appunto l'importanza in tutto quello che noi facciamo, cioè l'armonia in tutto quello che noi viviamo. E tutto questo anche la mia compagna mi ha sempre indirizzato in questa cosa. E quindi sono contento appunto di iniziare questa rubrica perché per chi ci ascolta credo che è veramente fondamentale, sia per chi si affaccia nel nostro mondo, diciamo, di parrucchieri, che è appassionato, e sia per chi ha proprio dei saloni. Quindi Veronica, ma il Feng Shui, appunto, è possibile applicarlo a qualsiasi ambiente? Sì, assolutamente sì. Per me questa è una buona occasione proprio per spiegare che il Feng Shui, avendo alla base dei principi assolutamente universali, che quindi non hanno limiti di confini geografici, ma ovviamente il Feng Shui nasce in Cina, è una matrice orientale millenaria che però ovviamente si è poi distribuita un po' in tutto il continente e in tutto il mondo, semplicemente ha avuto nomi diversi e le culture a loro volta l'hanno sviluppata in maniera diversa. Però quello che ci tengo a precisare è che è applicabile quindi in tutti i nostri ambienti, dalla singola stanza all'urbanizzazione di una città intera, un quartiere. Ecco, quindi questo tipo di studio è assolutamente a beneficio in ogni ambito. Questo è fondamentale. Quindi Veronica, c'è differenza, scusami, ma mi sono fatto de degli appunti. C'è differenza tra ambiente domestico e quello commerciale? Quindi entriamo un po' nel. Eh sì. Allora, ovviamente il significato letterale di Feng Shui è vento e acqua. Quindi gli orientali, in particolare i cinesi, hanno sempre osservato in modo molto dettagliato i principi della natura, i movimenti della natura a livello terrestre e celeste. Quindi possiamo dire che vento e acqua vanno a significare proprio i due moti energetici principali che abbiamo, perché sono i due fenomeni naturali che attualmente l'uomo ancora non riesce a domare, per quanto abbiamo le tecnologie a nostro favore, ma il vento e l'acqua non li fermiamo, ecco. Forse per fortuna. Ecco, esattamente. Ma qual è il trucco? È metterci in risonanza con essi. Cioè, quando l'uomo capisce che contro questo tipo di energie è meglio non mettersi perché perde in partenza,
deve riconoscere questo tipo di energia e mettersi in risonanza con essa. Quindi questo è l'approccio che bisogna avere, cioè tornare un pochettino a sentire l'aspetto naturale delle cose, l'aspetto energetico che domina la nostra esistenza. Quindi vento e acqua sono rispettivamente cielo e terra, nella concezione di aspetto energetico che noi andiamo ad analizzare in un ambiente. L'uomo vive tra il cielo e la terra, pertanto vivendo tra il cielo e la terra è influenzato da entrambi. Per questo ti dico, se l'uomo comprende questo grande principio e si mette in risonanza, riesce a cogliere entrambe le energie a suo favore e quindi a vivere meglio, sia nell'ambiente domestico che in quello lavorativo. La differenza sostanziale è che l'ambiente domestico, quindi la casa, io ovviamente vengo chiamata per fare il mio lavoro consulente sia nell'ambiente domestico che in quello commerciale, che in quello industriale, anche i giardini si possono progettare, quindi anche l'ambiente esterno. Però l'ambiente domestico è quello che deve tutelare e proteggere il nucleo familiare. Quindi viene concepito e armonizzato al fine di supportare la famiglia e aiutare la dimensione familiare. Quindi si lavora molto nei luoghi in cui la famiglia si riunisce, si lavora ovviamente in modo dettagliato nelle camere da letto, perché è fondamentale il riposo rigenerante, è fondamentale la differenza fra i genitori e i figli, ecco, perché ognuno ha un'energia diversa, per cui si va a dare importanza all'aspetto proprio di nucleo familiare. Ovviamente invece il locale commerciale, che può essere un negozio o un'attività, un salone, parrucchiere in questo caso, viene approcciato in maniera diversa. Lo scopo è sempre quello di far stare al meglio e supportare il titolare dell'azienda, del negozio e quindi colui che deve trarre il maggior beneficio, ma in termini prettamente lavorativi ed economici. Quindi non si punta su un'energia familiare, ma si punta su un'energia di attività. Quindi se potremmo dire un'energia più yang, noi alla base abbiamo il Tao, no? Lo yin e lo yang. Di conseguenza l'aspetto familiare può essere visto più intimo, è più verso lo yin, mentre l'aspetto lavorativo è più verso lo yang. Quindi il nostro locale commerciale va analizzato e quindi armonizzato perché faccia arrivare più clienti, fondamentalmente, che il cliente che sta in questo salone un'ora, due, tutto il tempo che è necessario, riceva un'energia positiva, si senta a suo agio, si senta coccolato, si senta valorizzato, perché va per abbellirsi, quindi per ovviamente essere coccolato in questo senso, e quindi possa a sua volta portare questo messaggio positivo. Quindi abbiamo tutto un discorso di chi che deve entrare, che per un'attività commerciale sono i clienti. Quindi il chi, che è l'energia vitale, secondo gli orientali, per un'attività commerciale nel Feng Shui sono la clientela, e la clientela, e quindi il guadagno economico. Ecco. Immagino, mi viene da ridere perché con questo che hai detto immagino insomma i miei colleghi che saranno, secondo me ti contatteranno a migliaia proprio per cercare di far entrare più clienti, che poi, sì. tante volte, anzi credo che poi nella vita, ma lo sto vedendo anche nel mio canale, che il mio canale è nato per dare contributi e vedo che è proprio così. Quando ti prendi cura, quindi nell'armonia, nel dare, è ovvio che poi ricevi. In questo caso, quando ti prendi cura dei tuoi clienti, creando un'armonia, poi loro si prenderanno cura di te. Esatto. Contraccambiando con calore, con economia, con fiducia, quindi è veramente... Col passaparola, sì. È centrato. È così. È centrato. Bellissimo. Esatto. Ti faccio la terza domanda. Allora, quali sono i principali benefici? Allora, ovviamente l'ambiente domestico, abbiamo detto che è fondamentale l'aspetto di serenità familiare, di supporto, di riposo rigenerante e tutto quanto è la vita quotidiana per tutti i membri della famiglia.
vivere in un ambiente sano a livello energetico e quindi non solo come adesso le normative ci impongono sull'aspetto proprio di energia rinnovabile. Ecco, noi parliamo di un'altra energia, no? Il Feng Shui analizza l'influenza dell'ambiente sull'uomo a livello sottile, quindi a livello di energie, come dicevo prima, della terra e del cielo. Allora, il fatto di riuscire attraverso le forme, i colori, la posizione degli arredi, eccetera, a mettersi in risonanza con questo tipo di aspetto energetico fa sì che ovviamente l'uomo abbia tutte le sue funzioni a beneficio. Perché in Scusi, casa vai. faccio una domanda prima che mi dimentico. Ma quindi anche, ovviamente, insomma, chi ha già un'attività, l'ha scelta lì e dovrà, diciamo, renderla al meglio, insomma, dare Sì. più armonia. Ma quindi anche chi deve scegliere una nuova attività. Bravo, 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 bravo. Proprio così, è fondamentale la scelta del luogo. Quindi chiunque si voglia approcciare ad iniziare una nuova attività, così come a comprare la casa, perché questo è ovviamente sempre uguale. Se riesce a poter fare una scelta prima, cioè se c'è la possibilità di scremare proprio la posizione geografica, quindi sceglierla nel modo più opportuno, questa è la partenza del Feng Shui classico, è l'ideale. Perché vedremo che, e questo secondo me potrebbe essere l'argomento principale del nostro prossimo video, cioè la posizione e quindi sia l'ambiente che circonda quel locale, così come la distribuzione degli spazi interni, ma partiamo dall'esterno. Quindi la scelta del luogo diventa il primo elemento fondamentale per questo discorso di chi che noi dobbiamo cogliere e far entrare. Quindi i benefici sono a 360 gradi, i benefici sono di benessere fisico, psicologico e mentale, e ovviamente per l'attività commerciale i benefici sono quelli che dicevamo prima, l'aspetto economico, l'incremento della clientela e soprattutto per chi inizia l'attività bisogna fare un po' la struttura solida, quindi iniziarla al meglio, nel posto giusto, al momento giusto, diventa sicuramente le fondazioni ideali per partire. Tu hai detto anche una cosa, quindi al momento giusto. Bravo, sì, qui potremmo fare altri Ah, guarda, mi 4-5 video solo per il tempo. vengono i brividi perché sono argomenti che con la mia compagna, lei è, diciamo, è molto appassionata di tutto questo e ne parliamo spessissimo e vediamo veramente come tutto questo nei cicli, nelle varie cose che poi sicuramente tu parlerai, sono veramente fondamentali per la vita, per il dormire, per il Sì, vivere. Hai detto sì. nel parlare delle cose che anche noi le viviamo nella nostra casa, è veramente fondamentale. Io spero che chi ci segue riesca a cogliere dietro le righe di quello che tu dici l'importanza, perché è veramente incredibile. Quello che tu stai dicendo è veramente una cosa. E spero che apra tante finestre per far capire veramente come migliorare nella vita. E poi, in qualche modo, siccome siamo tutti uno, quando noi ci miglioriamo noi, di conseguenza noi miglioriamo anche intorno a noi. Per Esattamente. questo è veramente fantastico quello che dici, veramente ti ringrazio. Ah, Scusa, io non... ringrazio te che mi dai l'opportunità di dirlo, perché veramente a volte le persone hanno un'idea un po', non dico sbagliata, ma magari non coerente con quello che può essere questo tipo di filosofia e come possa essere applicata, perché si ha magari l'idea che sia una cosa che va a sconvolgere la casa completamente, cioè, non è così, non è necessariamente così. Ecco, si interviene ogni volta in maniera mirata con il massimo che si può fare, ma soprattutto si interviene in modo da andare a studiare, armonizzare l'ambiente per quella persona lì, che è diversa da quell'altra persona. E quindi magari quello che può essere la posizione ideale per te non è la posizione ideale per me. Chiaro, chiaro, chiaro. Chiarissimo. Ecco, quindi tutto si veste intorno alla persona, perché lo scopo è quello di far stare meglio quella persona lì, che nel suo locale si deve mettere in risonanza con l'energia di quel locale lì, alla sua, che appunto può essere diversa da quella di un altro. E questo è il bello di questo lavoro, non è mai uguale. I dettami di base sono sempre gli stessi e ci sono ovviamente delle scuole di Feng Shui classico che vanno a darci
le indicazioni principali, ma poi l'abilità è quella di andare a personalizzare il lavoro per il cliente, che sono tutti diversi. Mamma mia, quante cose immagino che belle che ci sono, e quante belle cose possiamo dire a chi ci ascolta, e spero che veramente ne fanno oro. Posso farti l'ultima domanda che mi sono segnato, è come opera appunto il consulente in Feng Shui? Allora sì, fondamentale è per il consulente andare sul posto, quindi il primo passo è il sopralluogo. Quindi bisogna andare ad individuare e a studiare il locale, l'ambiente che si vuole analizzare nel suo contesto. Quindi, come ti dicevo prima, è fondamentale analizzare prima quello che circonda, e quindi dove è inserito, se è inserito in centro città, se è inserito in periferia, se è inserito in campagna, quali tipo di paesaggio esterno geografico c'è. Perché è fondamentale, perché se tu pensi a quando è nato il Feng Shui, quindi parliamo di 3.000-4.000 anni fa, ovviamente l'urbanizzazione che c'è ora non c'era. Quindi il maestro Feng Shui era colui che riusciva a leggere le dinamiche, quindi l'energia del territorio a livello di paesaggio naturale. Quindi andava a cercare l'elemento montagna, andava a cercare l'elemento acqua, ascoltava i venti, passava ore e ore a studiare i moti energetici di quel luogo. Quindi questo è quello che tuttora faccio io e che tuttora devono fare a livello professionale i consulenti Feng Shui. Quindi innanzitutto lo studio del paesaggio circostante. Con il cliente, ovviamente, perché è fondamentale che il cliente sia presente, che ci sia una chiacchierata sostanziosa con il cliente, perché il cliente deve ovviamente parlarmi delle sue esigenze o delle sue problematiche, se mi ha chiamato perché ha riscontrato magari in casa il sonno agitato, piuttosto che il lavoro quello più scarso, o magari un calo dei guadagni, o un aspetto di personale successo molte volte, che litiga spesso, no? Gli stessi colleghi di lavoro, ecco. Tutto questo non deve essere soltanto riferito, può essere non solo riferito alla persona in sé, ma anche all'ambiente, quindi questo è fondamentale. Adesso, scusami, una cosa che mi viene da dire, quando tu mi dici giustamente il paesaggio, quando noi abbiamo costruito la nostra casa, abbiamo proprio creato e fatto casa secondo dei criteri, diciamo, in questo caso della bioedilizia, che c'era un piccolo paragrafo dove si parlava del Feng Shui. E giustamente nella scelta, come nella storia, giustamente andava selezionato. E ora mi viene da ridere, perché in quello che è l'urbanizzazione in questo momento, magari tu hai un terreno che è in mezzo a la cosa più assurda, ma hai solo quello, quindi a volte giustamente devi andare a lavorare dentro. Sì, devi andare a lavorare dentro, ma questo non ci impedisce comunque di andare a cercare l'orientamento migliore, ad esempio, perché quando abbiamo lo spazio ristretto e confinato possiamo sicuramente andare ad orientare la casa nel migliore dei modi. Quindi l'importanza dei punti cardinali, altro aspetto che il consulente Feng Shui rileva sul posto con una bussola particolare, dettagliata, che è un po' lo strumento del Feng Shuista, io lo definisco così, perché ovviamente, come ti dicevo, non è che 3.000-4.000 anni fa c'era qualsiasi altro strano strumento, insomma c'era il sentire della persona e la bussola, che infatti hanno inventato i cinesi, ecco, quindi questo è. E poi si individua, quindi, se l'ambiente è già costruito, già presente, come si affaccia, quindi la porta d'ingresso fondamentale, che tipo di ci riceve, che tipo di ci entra, soprattutto anche a livello di punti cardinali. E come sono distribuiti gli spazi all'interno, quindi tramezzi, altri locali, posizione varie per dire la zona lavaggio, no? Nel salone del parrucchiere, piuttosto che la sala d'attesa o la zona in cui magari si può scegliere di fare una postazione particolare per anche il trucco, la scelta di una pettinatura particolare. Ecco, cioè, la distribuzione degli spazi interna è sempre fondamentale per il movimento del cibo. Chiaro.
Quindi noi lo facciamo entrare questo C, ma poi lo dobbiamo far muovere in modo armonico. E quindi ci sarà, sarà possibile fare un video dove magari all'atto pratico possiamo far vedere alcuni esempi, magari di alcuni locali per come erano prima, come sono stati migliorati, magari che benefici poi sono stati dati. È possibile? Sì, posso provare a chiedere a qualche cliente se ci fa fare l'excursus, sicuramente, o perlomeno se posso mettere le foto prima e dopo, insomma, se ti posso Perfetto. dare. Ok. Beh, sì, Sì. sicuramente insomma qualcuno avrà bisogno anche di gustare con gli occhi, quindi sarà Ah, veramente. sicuramente, sicuramente. Conta che ovviamente il feedback per me è quello del cliente che se sente il beneficio mi chiama e me lo dice, ecco, questo è fondamentale, sia che dorma meglio, sia che lavori meglio, ecco, quindi questo è sì. Poi i colori, i complementi d'arredo, potremmo andare avanti a Immagino. parlare. Sì. Infatti, tutto questo è veramente è bellissimo. Quindi, Veronica, vogliamo dire quello che sarà l'argomento del prossimo video? Sì, allora, secondo me sarebbe interessante proprio andare a definire meglio quali sarebbero, le caratteristiche principali per un locale commerciale ideale. Ecco, Scusa, quindi ti ho perso un attimo. ciò che serve a un locale commerciale per lavorare in modo ideale, cioè potremmo andare a dare i dettami più precisi rispetto alla posizione e alla struttura del locale commerciale. Ovviamente potremmo anche introdurre il discorso personale, sarebbe interessante far capire come si analizza l'energia della persona che userà quell'ambiente. Chiaro, perfetto, perfetto. Veronica, io non ho parole per ringraziarti e veramente in quello che hai detto ci sono tantissime finestre che sono aperte, Punti. io spero, ma tantissime. E perlomeno io ho capito delle cose importanti, ma fondamentalmente anche per molti miei colleghi e insomma sicuramente sarà una rubrica bellissima. Veronica, io ti ringrazio tantissimo e ci vediamo appunto nel prossimo video. Ora mi rivolgo a chi ci sta guardando, a chi ci ascolta. E allegherò in questo video, nella descrizione di questo video, tutti i contatti, diciamo se appunto una persona vuole contattare Veronica Marcelletti. Veronica, poi posso allegare i tuoi link dei tuoi social, magari delle tue email, giusto? Assolutamente sì, grazie, sì. Perfetto, perfetto. Bene, quindi ora mi rivolgo appunto a chi ci ascolta. Io ti ricordo che è molto importante che tu ti iscrivi al canale perché, come vedi, ogni settimana pubblico dei video per aiutarti a trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. E appunto, con Veronica ci vediamo nei prossimi video. Veronica, grazie mille. Al prossimo video. Grazie a te, Mirko. Ciao a Grazie. tutti, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.